Ok, allora, direi che la sera è pessima per fare le riprese, specialmente in camera che le luci fanno cagare. I capelli sono ancora bagnati, però chi se ne frega. E niente, adesso sono le 7:30, verso le 8, credo, 8:30 andiamo a mangiare. Non so dove, adesso vediamo se troviamo qualche posto che ci piace. Poi vabbè, vi faccio vedere cosa mangiamo, come oggi pomeriggio. Tutti quei piatti che avete, cioè tutti, il primo e il secondo che avete visto, praticamente noi l'abbiamo pagati 20 euro in due. Abbiamo speso 20 euro in due, per farvi capire quanto costa. Cioè, la roba qua costa meno. Scusate per la mano. Ok. Oggi invece ho usato il Pantene per le persone ovviamente interessate. Questo qui direi che non è una bomba. Non è che mi piace così tanto. Questa di 90 ml. Comunque, adesso lo butto perché ho finito e non mi è piaciuto così tanto. Per cui non lo so. Ho visto che vendono ovviamente lo shampoo e robe varie. Secondo me, quando finisco i miei prodotti, comprerò qualcosa. Ma si vede. No, proprio per niente. Palla. Mamma mia, ci sono anche le zanzare, infatti dovrei spegnere le luci, se no poi entrano. Comunque oggi mi sono truccata così, non so se si vede, questo è il burro cacao, ne ho messo 3 kg perché mi si stanno seccando le labbra e allora ovviamente. Comunque sono rossa, sono vestita così oggi, rossa, rossa, rossa come un peperone. Mamma mia, se fa male il braccio a tenere la telecamera. Vabbè, comunque, praticamente questi giorni facciamo così. Facciamo mare e certe volte piscina, solo che la piscina non è che mi piace tanto, sinceramente, perché non lo so, è strana, non è come da noi che disinfettano la piscina, eccetera. Qui è un po' liquida, cioè non so come spiegarvelo. In più, per sbaglio, mi è entrata l'acqua nella bocca e giustamente faceva schifo. Cioè si sentiva un sapore, cioè non lo so, anche perché non ci toccavo. Ed era un po' alta la piscina. E niente, comunque diciamo che forse questi 2 o 3 giorni
andiamo al mare e andiamo in piscina e poi faremo l'escursione, decidiamo quali escursioni fare, per cui domani abbiamo deciso di andare in agenzia, ovviamente italiana, dove ho visto questo ragazzo, cioè questo signore che anche lui ha un canale YouTube dove fa i video, le dirette, e praticamente l'ho scoperto tramite YouTube questo signore qua italiano che abita qua in Thailandia. E giustamente abbiamo deciso di andare lì, che è praticamente 4 minuti dal nostro hotel, e gli chiediamo quali escursioni ci sono, che quale possiamo fare, eccetera. Per cui domani verso le 4 così cercheremo di andare a chiedere, così almeno dopo il 5 così faremo le escursioni. Infatti in questi giorni pensavo di più di abbronzarmi, ma in teoria diventerò come una ragosta, perché la mia carnagione è così, siccome io ho una carnagione tipo latte, io le prime 3-4 giorni mi brucio, cioè per farvi capire, adesso non so, ma io mi brucio, adesso si vede poco, comunque, infatti non riesco neanche a mettere il reggiseno, fa un male cane, e alla fine abbiamo deciso, allora, mi arrivano i messaggi e non riesco a capire quello che sto dicendo. Comunque niente, siccome divento una ragosta in questi 2-3-4 giorni, dopo un po' mi riprendo e divento, tra virgolette, non abbronzata, perché sinceramente non mi abbronzerò mai con la carnagione che ho io. E basta, siccome mi fanno le braccia adesso taglio e ci vediamo dopo. Faccio vedere cosa mangio, cosa c'è. Ah, non ve l'ho fatto vedere il menù. Adesso ve lo farò vedere. Almeno così vedete come è fatto il menù, che è inglese e altre lingue. E cosa c'è. Per cui questa volta vediamo se troviamo un altro ristorante che non è praticamente vicino all'hotel, andiamo lì. Se no, mangiamo sempre in quel ristorante lì. Adesso vediamo. Perché ce ne sono tanti, solo che vai a capire dove andare. E vabbè, niente, questa è la giornata che facciamo oggi. Ripeto che non faccio le clip, cioè le stesse clip, perché dopo un po' diventa noioso. Metterò le cose più belle, le cose da vedere qua. Ovviamente io sono una che a me piace parlare e far spiegare alle persone. Far spiegare alle persone cosa c'è, cosa si fa, eccetera. Per cui preferisco parlare e dirlo che stare zitta e e riprendere e basta. Boh, cioè, questo voglio far capire. Comunque, le prese, queste qua, sono straniere. Infatti, meno male che abbiamo portato abbiamo comprato le prese che vi ho fatto vedere. Va bene, ho acceso. Non so se si vede. Comunque un po' vi sto facendo vedere la camera. Però ve la farò vedere meglio domani, spero. Vediamo. Ci vediamo dopo, perché 9 minuti è tanto. Perché mi vedi? Questo pontile. Ci sono le piscine. Mi fai una foto lì? No. Altra via dei negozi. Ma sono tantissime. Qua. Indietro e andare di là. Di là dove? Torniamo indietro.
foto. Questo è mango shake, si chiama. Invece quello che sembra cacca, ma non lo è. Com'è, buono? Fa vedi se è buono. Queste sono le pizze strane. Questo è il menù, che costa 270 baht, più o meno. Questa è la cucina in cui eravamo prima. Questa è l'altra. No. Aia. Che bello. Che bello il cigno. Sì, il cigno. Il cervo. Presto, non so che cavolo, dopo un po' chiudono. Queste sono le moto,
solita passeggiata per la stanza. Queste sono le cose. C'è il numero, sì, si vede più o meno. Però se si può sorprendere. Mamma mia, non si vede niente. Vediamo se si vede qualcosa. Più o meno. Comunque, qui le persone, da quello che ho capito, che si svegliano alle 5 del mattino, aprono tutti alle 6. E invece la sera chiudono alle 11, cioè i negozi, eccetera. Quello che avete visto, quello che sono riuscita a riprendere, chiudono praticamente alle 11. Mi dispiace che non riesco a riprendere, diciamo, le cose più belle, le cose interessanti, solo che non vogliono che filmi, non vogliono che fai le foto. Dipende dai negozi, dipende dai supermercati, cioè dipende da tutto, per cui qua non vogliono che filmi, se ti vedono, infatti io vabbè, certe volte riesco a tenerla nascosta il telefono, ma la maggior parte mi guardano come per dire no, non tutto puoi riprendere, certi puoi farlo, certi no. Ad esempio oggi, cioè stasera, abbiamo visto gli insetti, quelli da mangiare, praticamente sono insetti tipo ragni, scarafaggi, ce n'erano di tutto e di più, ovviamente non sono stata lì a riprendere tutto, però vi metto le foto così almeno le vedete, e però non ho il coraggio di mangiarli, ovviamente non sono venuta qua per mangiare gli scarafaggi, ma sono venuta qua per mangiare le cose di loro e vedere il paradiso che ancora dobbiamo andare a vedere, per cui diciamo che ho visto questi scarafaggi che dopo un po' mi è venuta la nausea, non volevo mangiare, però dopo un po' ho detto vabbè, ho fame, mangio, ho mangiato quello che avete visto, e basta, questo è, per cui vabbè, oggi così così. Anche perché sono bruciata come non so cosa, si vede poco nella telecamera, sto bollendo e ho sonno, per cui qua, siccome l'orario cambia, devi farti l'abitudine, è un po' complicato a svegliarsi nell'orario in cui tu praticamente, tipo adesso, in Italia saranno le 5, invece qui sono le 11, per cui devi andare a letto, in poche parole, e io non sono abituata, per cui detto questo ci vediamo domani al prossimo video. Che meglio, a domani.